Siamo in piedi e accogliamo i religiosi camilliani che porteranno la reliquia del cuore di San Camillo in processione. Li accogliamo con il canto a San Camillo. Su nei cieli a te risuona, o Camillo in noi mortali. A te fulgida corona, cinge il crin patriarca. Godi in sen del tuo Signore, servo vigile e fedele. Salve apostolo d'amore, serafino in uman ve. Salve apostolo d'amore, serafino in uman ve. Degli infermi e dei morenti, o Camillo dil sospir, sono cuori in te fidenti, fra l'angoscia ed il martir. Dolce lor consolatore, scendi Padre tu dal ciel. Salve apostolo d'amore, serafino in uman ve. Salve apostolo d'amore, serafino in uman ve. Ed è con grande gioia che ci ritroviamo qui stasera per questo momento di preghiera. È una giornata importante per noi camilliani, per tutta la grande famiglia di San Camillo. Il 2 febbraio del 1575, ecco, Camillo proprio su questa terra si converte al Signore. Oggi abbiamo celebrato in cattedrale la celebrazione eucaristica con il Vescovo, abbiamo avuto la commemorazione nell'ara votiva della Valle dell'Inferno e questa sera qui pregheremo per tutti i nostri fratelli ammalati, per tutti i nostri fratelli sofferenti che si raccomandano alla nostra preghiera. Presiederà il Rosario Padre Hubert Gugionu, consultore generale dei Camilliani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo i misteri gioiosi del nostro Signore Gesù Cristo. Nel primo mistero della gioia si contempla l'Annunciazione. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». La visita di Maria a Elisabetta ci ricorda anche la visita che Camillo faceva agli ammalati. I biografi ci dicono che quando visitava gli ammalati non solo portava assistenza, ma portava anche consolazione e speranza. Vogliamo in questo primo mistero del Santo Rosario pregare il Signore affidando gli ammalati per intercessione di Maria, per intercessione di San Camillo, perché possano sempre avere
visite di consolazioni e di speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ci mettiamo in piedi e cantiamo questo ritornello. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria ad Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Anche San Camillo si è messo in viaggio ad assistere gli ammalati. Ha percorso tutta l'Italia, dal nord al sud, proprio per portare assistenza. Quando scoppiò la peste a Milano, tutta la gente scappava da Milano e Camillo con i suoi religiosi viaggiava, andava verso Milano. E coloro che scappavano dicevano: «Padre Camillo, guarda che a Milano c'è la peste». E lui rispondeva: «Proprio per questo io ci vado». Ecco, in questa seconda decina del Rosario vogliamo pregare per tutti gli operatori sanitari, perché possano essere pronti a correre e a soccorrere qualsiasi tipo di malattia, qualsiasi tipo di ammalato, anche coloro che a volte sono fastidiosi, che a volte sono impazienti. Ecco, ci possa sempre essere la tenerezza e l'amore di Camillo per ogni ammalato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù. C'erano nella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore». Gesù nasce in una stalla. San Camillo, il 25 maggio del 1550, anche lui nasce in una stalla. San Camillo, il 2 febbraio del 1575, rinasce qui in queste terre. Ecco, vogliamo chiedere al Signore, per intercessione di San Camillo, di rinascere spiritualmente. Non basta essere nati, non basta essere venuti in vita, ma bisogna nascere e rinascere ogni giorno. E quando noi rinasciamo ogni giorno, avviene il miracolo che è avvenuto in San Camillo. Fare della vita, fare della propria vita un dono, un servizio, una donazione per tutti i fratelli ammalati e sofferenti. Tutto questo lo vogliamo chiedere al Signore questa sera, in questa decina del Santo Rosario, per tutti noi e per intercessione di San Camillo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, i genitori di Gesù portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, così come è scritto nella legge del Signore. Anche San Camillo presentava i malati a Gesù e Gesù ai malati. Tante volte additava il tabernacolo e diceva agli ammalati: questo è il vero medico, rivolgiti a lui. Ecco, anche noi siamo chiamati a vivere una carità spirituale, che è quello di presentare al Signore nella preghiera i nostri fratelli ammalati e sofferenti. La preghiera a volte non sempre dà la guarigione fisica, ma può dare la consolazione del cuore e la forza e il coraggio per andare avanti. Ecco, in preparazione anche alla Giornata Mondiale del Malato, che tutta la Chiesa celebrerà l'11 febbraio, vogliamo prendere questo impegno nella nostra vita di credenti, di pregare per i nostri fratelli ammalati e sofferenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. Nel quinto mistero della gioia si contempla Gesù fanciullo fra i dottori nel Tempio. Dopo tre giorni, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Questo mistero ci ricorda lo smarrimento di Gesù che viene ritrovato. E anche San Camillo, fino a 25 anni, ha vissuto uno smarrimento della sua vita.
Ecco, io credo che i momenti di smarrimento li viviamo tutti, in modo particolare quando si affaccia la malattia e la sofferenza. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di Maria e di San Camillo, che i nostri fratelli ammalati, sofferenti, tutti noi possano sempre trovare in Gesù il senso e la forza per andare avanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. San Camillo, prega per noi. San Camillo, prega con noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo le litanie a San Camillo. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. San Camillo, protettore degli infermi. Prega per noi. San Camillo, protettore degli operatori sanitari. Prega per noi. San Camillo, protettore degli ospedali. Prega per noi. San Camillo, nostro Padre. Prega per noi. San Camillo, nostro patrono. Prega per noi. San Camillo, nostro amico. Prega per noi. San Camillo, che ci comprendi. Prega per noi. San Camillo, che ci ami. Prega per noi. San Camillo, che ci sostieni. Prega per noi. San Camillo, che ti fidavi della divina misericordia. Prega per noi. San Camillo, che ti sei convertito totalmente a Dio. Prega per noi. San Camillo, che servivi Dio presente negli ammalati. Prega per noi. San Camillo, riconoscente a Dio. Prega per noi. San Camillo, penitente dei peccati del proprio passato. Prega per noi. San Camillo, operante per il regno di Dio. Prega per noi. San Camillo, umile di cuore. Prega per noi. San Camillo, obbediente alla volontà di Dio. Prega per noi. San Camillo, povero tra i poveri. Prega per noi. San Camillo, speranza dei bisognosi. Prega per noi. San Camillo, sostegno degli abbandonati. Prega per noi. San Camillo, conforto dei moribondi. Prega per noi. San Camillo, esempio di abnegazione. Prega per noi. San Camillo, esempio di ogni virtù. Prega per noi. San Camillo, esempio di pazienza. Prega per noi. San Camillo, rifugio dei poveri. Prega per noi. San Camillo, forza dei deboli. Prega per noi. San Camillo, consolatore dei disperati. Prega per noi. San Camillo, modello di servizio senza riserve. Prega per noi. San Camillo, modello di amore gratuito. Prega per noi. San Camillo, modello di fedeltà alla vocazione cristiana. Prega per noi. Adesso diciamo, sostienici San Camillo, nell'ora della prova. Sostienici San Camillo. Nella solitudine e nella malattia. Sostienici San Camillo. Nella ribellione di fronte alle malattie. Sostienici San Camillo. Adesso diciamo, insegnaci San Camillo. Affidarci sempre più della divina misericordia. Insegnaci San Camillo. A sperare nell'aiuto di Dio. Insegnaci San Camillo. Ad affidare la vita al Signore. Insegnaci San Camillo. A portare il peso della croce. Insegnaci San Camillo. A servire i nostri malati. Insegnaci San Camillo. A soccorrere i bisognosi. Insegnaci San Camillo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Preghiamo. Oh Dio, che hai fatto di San Camillo l'iniziatore di una nuova scuola di carità verso gli infermi, concedi a noi che seguiamo il suo esempio di donarci interamente coloro che soffrono come testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di ricevere la benedizione con la reliquia del cuore di San Camillo, ecco, dobbiamo dire che questo è un anno particolare. Stiamo celebrando il quarto centenario della morte di San Camillo, che sarà proprio il 14 luglio prossimo, dove ricorderemo questi 400 anni. E vogliamo ringraziare il Signore per questa lunga storia di carità, non solo appartenuta a noi religiosi camilliani, ma anche a istituti religiosi che si ispirano a San Camillo, le suore figlie di San Camillo, le ministre degli infermi di San Camillo, l'istituto secolare missionare degli infermi Cristo Speranza e la famiglia camilliana laica. Ecco, auguriamoci che quest'anno possa essere un anno ricco di benedizioni, soprattutto di imitazione di questo grande santo chiamato gigante della carità. È anche un'occasione per ringraziare la comunità dei frati cappuccini che ci ha dato questa opportunità, ecco, di pregare insieme e soprattutto di essere collegati con tanti nostri fratelli ammalati e sofferenti che seguono questo momento di preghiera. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Pio da Pietrelcina, per l'intercessione del cuore di San Camillo, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Adesso formiamo due file qua per il bacio della reliquia e sarà distribuita anche una croce di panno benedetta per i nostri fratelli ammalati, quindi la potete anche prendere per portarli ai fratelli ammalati. Su nei cieli a te risuona, o Camillo in noi mortà, a te fulgida corona, cinge il crin patriarca, godi in sen del tuo Signore, servo vigile e fedele, salve apostolo d'amore, serafino in uman ve, salve apostolo d'amore, serafino in uman ve, degli infermi e dei morenti, o Camillo dil sospir, sono cuori in te fidenti, fra l'angoscia ed il martir, dolce lor consolatore, scendi Padre tu dal ciel, salve apostolo d'amore, serafino in uman ve, salve apostolo d'amore, serafino in uman ve. Te que sulta nella gloria di più secoli gli eroi, con le palme di vittoria chiami e tutto ai cenni tuoi, quanti al campo del dolore ne immolò morbo crudel, salve apostolo d'amore,
Serafino in umam ve, salve apostolo d'amore, Serafino in umam ve. San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi, forte, San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi, San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi. Vogliamo affidare a San Camillo tutti i bambini ammalati, le famiglie, perché possano sempre ottenere dal Signore, per intercessione di San Camillo, guarigione e salute. San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi. San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi. Vogliamo pregare per tutti gli anziani, perché possano sentire la presenza del Signore, perché possano essere accolti e valorizzati nelle proprie famiglie. San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi, San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi. Vogliamo pregare per tutti i moribondi, perché possano prepararsi all'incontro di misericordia e di gioia con il Signore. San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi, San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi, San Camillo prega per noi, San Camillo prega con noi.